Introduzione del super ticket, 10 euro a ricetta per le prestazioni. Scam, interviene il sindaco De Angelis riguardo alla denuncia nei suoi confronti. Orto sociale di Collermele, progetto nato tra il sindaco e il presidente della cooperativa Eolo. Importante iniziativa del Pinguino Nuoto, l'evento si è tenuto nell'Aula Magna. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, dopo una lunga battaglia, i sindacati abruzzesi ottengono la rimodulazione del super ticket. È stata infatti firmata la relativa intesa tra l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, e i sindacati CGL dello SPI CGL, CISL, UIL e UILPA. Ne danno notizia gli stessi sindacati che parlano di un buon accordo e di un risultato importante, perché l'introduzione del super ticket di 10 euro per ricetta per le prestazioni di specialistiche ambulatoriali aveva avuto ricadute inique nei confronti dei cittadini abruzzesi che in molti casi sono stati costretti a rinunciare alla cura e alla prevenzione. Il risultato raggiunto è stato possibile grazie all'uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento, ma l'azzeramento o comunque la riduzione del ticket dovrà essere approvato dai ministeri. In base all'accordo siglato, la data di inizio della rimodulazione è fissata al 1° luglio prossimo. Le organizzazioni sindacali, si legge nell'intesa, pur apprezzando il lavoro svolto dall'assessorato, ritengono di dover perseguire l'obiettivo, sia a livello nazionale che regionale, di eliminazione totale del super ticket, anche se tale risultato potrà avvenire solo per step successivi. Una ulteriore rimodulazione è prevista dal 1° gennaio 2019 e proprio per questo rimane aperto il tavolo di confronto con la Regione. A causa del super ticket, osservano ancora i sindacati, molti cittadini sono costretti a rivolgersi alle strutture private perché tra tempi di attesa, costo della prestazione e pagamento del ticket di 10 euro si rende più conveniente rivolgersi al privato o peggio, rinunciare alle cure. Secondo le stime, oltre il 50% degli abruzzesi beneficerà degli effetti dell'intesa grazie all'azzeramento o al dimezzamento del ticket. La logica seguita è quella del reddito familiare, diviso per il parametro di quoziente familiare, così come definito dal sistema SOGEI. Con reddito fino a 8.263,31 euro, il ticket verrà azzerato, mentre con reddito compreso tra gli 8.263,32 euro e i 30.000 euro, verrà dimezzato e scenderà a 5 euro. Buon accordo che ha portato ad un risultato importante, commentano i responsabili sindacali, frutto della nostra azione sindacale che ci ha visto protagonisti di una forte rivendicazione nell'ambito della campagna contro il super ticket. Il senatore Gaetano Quagliariello ha comunicato che il sottosegretario Paola De Micheli ha preso l'impegno a emanare un provvedimento che ridurrebbe di molto l'impatto, altrimenti devastante, della procedura di infrazione dell'Unione Europea, per la quale è stata imposta la restituzione delle agevolazioni fiscali per il terremoto dell'Aquila del 2009. L'annuncio arriva a seguito della riunione che si è tenuta presso la Commissione Difesa del Senato della Repubblica tra il commissario alla ricostruzione De Micheli ed i parlamentari delle quattro regioni del centro Italia, quindi oltre all'Abruzzo anche il Lazio, le Marche e l'Umbria colpite dal sisma. Un segnale positivo quello di oggi a Roma per le circa 350 imprese ed i professionisti nei confronti dei quali con la notifica di cartelle esattoriali è stato avviato il recupero delle tasse sospese per 18 mesi nel cratere del sisma su richiesta della Commissione europea, che considera la sospensione aiuto di Stato. Il governo uscente ha prorogato i termini per 120 giorni. Fatto questo che ha portato il TAR a non concedere la sospensiva. La questione ha portato il territorio alla mobilitazione, in particolare il 16 aprile scorso c'è stato un corteo per le vie del centro dell'Aquila, a cui hanno partecipato 5.000 persone.
Sulle ultime vicende legate alla gestione del CAM, il Consorzio Acquedottistico Marsicano di Avezzano, interviene il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, e in una nota chiarisce: sono stupito e perplesso della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Avezzano dagli ex amministratori del CAM, quindi Paola Attili e Giuseppe Venturini, contro il sottoscritto e i vertici attuali, Manuela Morgante, Armando Floris, Felice Mazzocchi, Alessandro Pierleoni e Antonio Mostacci. La mia qualità di socio del CAM e di sindaco del principale comune della Marsica, ho esercitato le mie legittime prerogative, limitandomi a commentare sotto un profilo oggettivo fattuale e mai soggettivo personale, un'approfondita e documentata relazione rimessa dagli organi CAM, nei confronti dei quali confermo la mia piena fiducia all'Assemblea degli azionisti. Mai e poi mai nei miei commenti ho citato la Tili o Venturini, né altri amministratori del passato. Del resto che il CAM abbia subito nel corso degli anni e per un lungo periodo la malagestio derivante dall'intreccio di piccoli interessi della piccola politica, mi sembra cosa del tutto evidente e non contestabile, tant'è che la società si trova attualmente nella delicata situazione di concordato in continuità proprio a causa della somma di tante cattive gestioni. Su cui abbia dissestato il CAM e abbia nascosto colposamente o dolosamente la reale situazione dei conti, dovranno rispondere la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti, gli unici organi competenti ad accertare le reali responsabilità. I cittadini attendono da anni di conoscere la situazione del CAM. I cittadini hanno diritto di sapere e proseguiremo, per quanto nostra competenza, nella ricerca della verità. Non ci faremo di certo intimidire da gesti scomposti di chi, all'accertamento della reale situazione dei fatti, preferisce gettare tutto in caciara. Il Comune di Avezzano ed il sottoscritto eserciteranno tutte le azioni volte alla tutela della propria immagine ed onorabilità, conclude il sindaco di Avezzano. Orto sociale di Colarmele, un progetto nato tra il sindaco di Colarmele e il presidente della cooperativa sociale Euro. Vediamo il servizio. Una stretta di mano tra il sindaco di Colarmele, Antonio Mostacci, e il presidente della cooperativa sociale Eolo, Fiore d'Agostino, ha sancito la nascita e l'inizio del progetto riguardante l'orto sociale di Colarmele, rafforzando la collaborazione pluriennale tra il comune e la Ollus. La cooperativa Eolo, attiva su tutta la provincia dell'Aquila dal 2006, si occupa di integrazione sociale e lavorativa attraverso servizi di qualità volti a creare occasioni di lavoro mirate e opportunità di benessere sociale ed economico a favore sia dei propri soci sia della collettività, con particolare attenzione alle persone svantaggiate. Proprio queste ultime saranno chiamate a curare e gestire l'orto sociale, offrendo ai soci e a tutti gli amanti di una coltivazione sana, biologica e a chilometro zero, prodotti di altissima qualità nel contesto di un territorio notoriamente sano e incontaminato. Il presidente della cooperativa, Fiore d'Agostino, ha inviato una lettera a tutti i cittadini del territorio marsicano per chiedere un sostegno all'iniziativa attraverso la donazione delle 5 per 1000 con l'imminente dichiarazione dei redditi. Tutti i dati necessari e il contenuto della lettera potete trovarli sul sito della cooperativa Eolo, coopeolo.it. L'amministrazione comunale di Capistrello chiude definitivamente la questione sulla discarica Trasolero, da molti anni al centro di attenzione per la procedura di infrazione comunitaria, con la soddisfazione del comune, della società che gestiva l'impianto di smaltimento e le associazioni ambientali locali. È stata infatti sottoscritta dal primo cittadino Francesco Cicciotti e dal dirigente del servizio gestione dei rifiuti della regione Abruzzo, Franco Gerardini, la convenzione con cui vengono concessi al comune di Capistrello 368.000 euro di fondi per la sistemazione e messa in sicurezza del sito. C'era anche la discarica Trasolero, infatti, tra
gli impianti non a norma per i quali la regione era finita nel mirino dell'Unione Europea, per i quali arrivò una sanzione di ben 13 milioni di euro. Ora, grazie ad un progetto presentato dal Comune attraverso la Segean nel luglio 2016, finalmente si porterà a termine il completamento del ritombamento e messa in sicurezza della discarica. Finanziamento regionale, dichiarato il sindaco Cicciotti, servirà a mettere fine a quello che da oltre 10 anni costituisce un grave problema ambientale per la comunità. Come amministrazione avevamo già stanziato in bilancio le somme necessarie per la chiusura della discarica, che ora però potremo investire in altre iniziative necessarie per la crescita del territorio. Un ringraziamento a tutti i componenti della mia squadra che si sono prodigati per ottenere il finanziamento del progetto. Il nostro impegno, ha concluso Cicciotti, era restituire alla comunità un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato. La chiusura della discarica Trasolero è sicuramente un passo importante in tal senso. La parrocchia della Santissima Trinità di Scurcola Marsicana, guidata dal parroco Don Nunzio Durazio, invita a partecipare alla celebrazione eucaristica nel santuario di Maria Santissima della Vittoria sabato 19 maggio alle 7:30. La celebrazione sarà trasmessa a diffusione nazionale su Radio Maria e la celebrazione rientra nel programma degli eventi per il 750° anniversario della battaglia dei Campi Palentini o Battaglia di Tadiacozzo, 23 agosto 1268. Dante Alighieri, nel canto 28° dell'Inferno, narra della battaglia combattuta appunto nel 1268 tra l'esercito angioino del re Carlo I d'Angiò e quello svevo del principe Corradino per il dominio del regno delle Due Sicilie. L'importante evento verificatosi a poca distanza dall'abitato di Scurcola venne chiamato così in quanto Scurcola era solamente un borgo, mentre l'agglomerato più vasto e potente era Tagliacozzo. Il 25 agosto il vescovo De Marsi, Pietro Santoro, presiderà quindi la celebrazione eucaristica sull'antico sito archeologico dell'abbazia cistercense di Santa Maria della Vittoria, fatta costruire da Carlo d'Angiò a testimonianza della sua devozione a Maria. La solenne celebrazione giubilare si terrà il 26 agosto alle ore 11 nella parrocchia di Scurcola. Sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Bertelli, governatore dello Stato del Vaticano, e concelebrata dal vescovo Santoro. L'anno giubilare sarà ricco comunque di iniziative culturali come la rievocazione storica della battaglia, il concerto della fanfara dei carabinieri della banda pontificia dello Stato del Vaticano. Nel mese di settembre sarà celebrata in diretta su Rai 1 una messa domenicale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visitando il territorio, farà tappa in occasione proprio dell'anniversario ad Avezzano, Tagliacozzo e Scurcola. Il 23 agosto ci sarà anche uno speciale annullo postale dell'evento. E due importanti riconoscimenti per la seconda edizione di Festivalba, rassegna di eventi estivi che l'associazione Armonia Novissima organizza dallo scorso anno nel sito archeologico di Alba Fucens. Sono giunti in questi giorni i patrocini da Italia Enit, Agenzia Nazionale del Turismo e della Commissione Europea, che ha concesso alla manifestazione il marchio dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Enit, Commissione Europea, dopo aver esaminato il progetto ed averne riconosciuto l'alta valenza culturale e turistica, ne promuoveranno gli scopi e le attività in Italia e in tutta l'Unione Europea. Festivalba 2018, sotto la direzione artistica del maestro Massimo Coccia, conta 18 eventi, dal 29 giugno al 9 agosto, distribuiti ad Alba Fucens, presso Anfiteatro Romano, Chiesa Medievale di San Pietro, Area Archeologica e a Rosciolo, nella Chiesa Medievale di Santa Maria in Valle Porclaneta. L'importante rassegna è stata ideata di concerto con il Ministero dei Beni Ambientali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, Polo Museale dell'Abruzzo, con la collaborazione di Regione Abruzzo, Comuni di Avezzano, Massa d'Albe, Magliano de Marsi, DMC Marsica, Fondazione Carispac, Micron Foundation, Tecnico. Trasformare gli scarti alimentari e vegetali in prezioso fertilizzante per il proprio orto o giardino. Massa d'Albe, L'Aquila diventa possibile grazie alle compostiere domestiche che Acham sta provvedendo a distribuire in questi giorni. I compostatori
Ognuno delle capacità di 300 litri sono realizzati in plastica riciclata e sono corredati da un opuscolo informativo. Con il compostaggio domestico si realizza l'autosmaltimento del rifiuto organico quotidiano, scarti quindi di cibo, avanzi di cucina, ma anche residui di potature, foglie e ramadie provenienti dall'orto o dal giardino. I materiali vengono poi inseriti nella compostiera, seguendo peculiari modalità e tempistiche, al fine di favorire il processo di biodegradazione. In un periodo che può variare dai 6 ai 12 mesi, in base alle caratteristiche del materiale inserito, ma anche ad altre variabili, quali il clima e la ventilazione, si ottiene dell'ottimo concime biologico da utilizzare per la coltivazione degli orti o per la cura di giardini, aiuole e fioriere. Compostaggio domestico, ove possibile, è una delle pratiche virtuose che permettono di chiudere piena autonomia al ciclo del rifiuto organico, ha spiegato proprio la presidente di ACIAM, Lorenza Panei. Un esempio chiaro e agevolmente praticabile, determinate condizioni di economia circolare realizzate nel quotidiano, riportare alla terra la totalità o quasi dell'organico rappresenta un tassello importante per un'effettiva sostenibilità ambientale. Requisito fondamentale per l'ottenimento della compostiera, oltre alla regolare iscrizione al ruolo TARI, è il possesso di almeno 80 metri quadri di orto o giardino, cui poterla posizionare in condizioni di igiene e sicurezza e su cui utilizzare il prezioso compost ottenuto. Un'iniziativa della Pinguino che ha promosso un incontro con i genitori per far capire a quali e quanti problemi potrebbero andare incontro i loro figli se non venissero gestiti adeguatamente in ambito sportivo. L'evento si è tenuto nell'Aula Magna del plesso scolastico di Piazza Castello e consistito in una serie di ultimissime informazioni proposte dalla dottoressa Paola Contardi, che ha messo in guardia tutti da un utilizzo improprio che si può fare della pratica sportiva in età adolescenziale. E l'incontro, oltre ai due massimi responsabili della Pinguino, Daniela Sorge e Nazareno Di Matteo, hanno partecipato anche l'assessore allo sport del Comune di Avezzano, Angela Salvatore, e il presidente regionale della FIN, Cristiano Carpente. Ma sull'argomento abbiamo realizzato il servizio che sta per partire. Un incontro formativo con i genitori dei ragazzi che frequentano la piscina della Pinguino. Siamo con la dottoressa Paola Contardi, docente SIT presso la Federazione Italiana Nuoto. Oggi avete trattato, o meglio lei ha trattato, di argomenti dei quali si diventa consapevoli nel momento in cui vengono esposti, trattati, domande che ci poniamo quando sentiamo appunto qualcuno che ne parla. Ecco, voi, lei in particolare, ha inviato a questi genitori messaggi importanti. Vuole riassumerceli? Sì, allora è importante considerare sempre i genitori come parte integrante di una squadra sportiva. I genitori sono di fondamentale importanza perché hanno una grande opportunità nella loro vita, quella di dare la possibilità ai ragazzi di fare un percorso sportivo che non si ferma chiaramente al risultato, ma va avanti, perché tutto ciò che comunque apprendono nel percorso formativo sportivo diventa poi una dote per tutta la vita. La vita, come tutti noi adulti sappiamo, comunque è fatta di alti e bassi, ci sono momenti difficili da affrontare. Il percorso sportivo educa all'affrontare i momenti difficili e a godere anche dei momenti belli, quindi questi ragazzi sono indubbiamente fortunati. Lo sport agonistico è molto impegnativo, condiziona moltissimo la vita comunque della famiglia, però secondo me, se io potessi fare un appello, sarebbe quello di dire: accompagnate i vostri figli allo sport, perché lo sport dà quel qualcosa in più che poi li accompagna per tutta la vita, una risorsa. Si è parlato anche di lungimiranza. Che cos'è la lungimiranza nello sport? Sì, la lungimiranza vuol dire rispettare le fasi dello sviluppo dei ragazzi, rispettare vuol dire far fare loro nel momento giusto le attività giuste, quindi senza spingere il piede sull'acceleratore, perché lo sport è fatto di tappe, è un percorso educativo e deve essere rispettoso
della crescita dei ragazzi. Lei ha parlato anche di fasi sensibili. In un ragazzo che è in continua crescita, soprattutto quelli più piccini, che cosa è? Allora, per rispettare le fasi sensibili è senz'altro opportuno far sì che i ragazzi più piccoli possano lavorare nell'ambito delle attività coordinative e quindi cercare di creare una mappa motoria elastica sulla quale poi dopo poter lavorare in modo più specifico quando saranno grandi e quando avranno attraversato, diciamo, la fase della pubertà, sempre con gradualità. Se questo non viene fatto è una mancanza di rispetto nei confronti dei ragazzi, è una mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie che magari si affidano agli allenatori, ma soprattutto non è mai deontologicamente corretto per un allenatore fare un percorso diverso da questo. Lei ha concluso portando un paio di esempi, Mennea e Zanardi in particolare. In pratica ha detto non mollare mai. Mai. Il grande messaggio che ha dato Pietro Mennea è stato quello proprio di essere sempre pronti a rialzarsi, perché lo sport è fatto di vittorie, di sconfitte, di momenti duri e di momenti di gioia, quindi bisogna essere nel presente, bisogna godere di questi momenti e prendere il meglio. Se c'è una sconfitta, se siamo in presenza di un limite, dobbiamo sempre pensare che quel limite è il nostro margine di miglioramento e che rialzarsi vuol dire mettere diciamo in campo quelle risorse che magari in quel momento noi non siamo così disponibili a osservare. La Pinguino non si smentisce, organizza un incontro con i genitori per parlare di cose serie, cose importanti. Nazareno, ve ne inventate una ogni settimana. Questa però è particolarmente importante perché io ho sentito dei messaggi dei quali si diventa consapevoli nel momento in cui si viene a conoscenza dell'argomento. Ma noi, come sai, nel momento in cui ci rendiamo conto che siamo arrivati a un punto di non conoscenza di alcune dinamiche, ci rimettiamo in discussione e quindi riorganizziamo tutto quello che è il nostro percorso e andiamo avanti. Oggi noi abbiamo avuto il piacere, anche grazie al presidente Carpente, di conoscere la dottoressa Coltardi. Ha un corso di aggiornamento che stiamo proponendo anche come comitato regionale e questa dottoressa è motivo di interesse della Pinguino, perché avendo avuto successi importanti noi dobbiamo sapere anche come gestire questi successi, perché il successo c'è in questo momento, ma sappiamo benissimo che c'è successo ma c'è anche la sconfitta. Preparare i genitori, far conoscere, educarli è secondo me oggi l'aspetto importante e la dottoressa Coltardi ci aiuterà a questo, a far capire ai genitori che troppo spesso invadono il campo che c'è bisogno di conoscere quelli che sono i meccanismi della crescita del ragazzo, quelli che sono i loro aspetti importanti anche psicologici. E quindi noi che cosa diciamo oggi? Che facciamo un percorso di formazione, oltre che ai ragazzi, anche ai genitori, perché sono i nostri più fedeli alleati, perché noi riteniamo che senza i genitori non si vada da nessuna parte. Con i genitori che conoscono e sono consapevoli di quello che bisogna fare con i loro ragazzi, noi possiamo arrivare molto in alto. E c'è anche il presidente regionale Cristiano Carpente. Io la Pinguino la conosco da un bel po' di tempo, però ogni tanto riescono a sorprendermi con argomenti, con novità assolute, e questa penso che sia una novità estremamente piacevole e importante. Sì, sì, la Pinguino è una di quelle società che riesce sempre a capire qual è il suo limite, dove migliorare, dove è la sua pecca, e quindi mette in campo quello che si deve studiare su se stesse. Vedi quali sono i propri limiti, capire dove migliorare, e migliorano, provano a migliorare appoggiandosi a chi ne sa più di loro. Questo è un vanto per la Pinguino Nuoto di oggi e per quelle società che utilizzano lo stesso metodo. Questo per il comitato è fondamentale, avere società che fanno questa attività, perché il comitato non è nient'altro che l'attività delle società fatta al meglio. Come comitato ci mettiamo a disposizione delle società, come quest'oggi siamo venuti qui per dare una mano, una parola di conforto, una parola di consiglio e per apprendere sempre qualcosa di più e poi mettere a disposizione delle altre società quando lo chiedono.
Carpente, la professoressa, la dottoressa che ha parlato prima ha tirato fuori argomenti che secondo me molti genitori qui presenti, ci sono tanti bambini ma altrettanti genitori, appunto dicevo, questi genitori forse non li avevano mai presi in considerazione, o sto sbagliando? No, è normale, perché il genitore, se non ha mai fatto sport in un certo modo, in un certo ambito, va educato al pari del figlio. Infatti l'iniziativa della Pinguina è proprio quella, con uno psicologo dello sport di un certo livello, mettere a disposizione anche dei genitori che non riescano a gestire la sconfitta, ma spesso volte è più difficile gestire la vittoria, capire perché la vittoria, perché è arrivata e per come deve arrivare il resto, perché le vittorie e sconfitte parte la vita quotidianamente, non c'è mai chi vince sempre, non c'è mai chi vi perde sempre. Quindi trovare il giusto equilibrio nel ragazzo, ma come l'idea di quest'oggi e il progetto della Pinguino, anche stare a fianco al genitore che subisce indirettamente o direttamente quello che fa il figlio. Quindi è giusto che sia un attore principale anche e soprattutto per l'attività del proprio figlio. Per concludere, siete in sella voi nuovi dirigenti da un anno all'incirca, ecco, che cosa è cambiato in questo lasso di tempo? Ma le cose drasticamente non si è cambiato nulla, perché ripeto, l'attività fondamentale la fanno le società. Noi come comitato cerchiamo di stare a disposizione delle società con iniziative di carattere culturale e formativo, come convegni che abbiamo fatto un paio di mesi fa, e con tutte le iniziative di confronto a livello nazionale con i migliori tecnici che la federazione riesce di volta in volta a metterci a disposizione. Quindi noi, appena abbiamo le possibilità, mettiamo questi tecnici a disposizione delle società. L'impostazione è quella che il comitato deve essere a servizio delle associazioni. Questo è fondamentale, perché l'attività sul territorio le fanno le associazioni, come ripeto oggi la Pinguino. Quindi noi dobbiamo solo cercare di favorire questo e dare gli strumenti che nel piccolo possiamo dare o nel grande a volte riusciamo a dare. Tutto qui, molto semplice. Assessore all'ambiente Crescenzo Presutti comunica che la giornata ecologica è in agenda per domenica 20 maggio a partire dalle 9 sul Monte Salviano. È stata rimandata considerate le condizioni meteorologiche avverse previste. Una nuova giornata è stata messa in calendario per domenica 17 giugno alla stessa ora. L'Istituto di Istruzione Superiore Serpieri organizza l'edizione 2018 delle giornate agrotecniche, che si svolgeranno venerdì 18 e sabato 19 maggio dalle 10 alle 18 presso la sede di Avezzano via Buonarroti. Si tratta di un'importante manifestazione finalizzata a valorizzare il territorio anche tramite l'approfondimento di tematiche di particolare interesse, nonché rafforzare il rapporto tra scuola, università, aziende, imprenditori e associazioni di categoria per offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L'evento sarà ricco di appuntamenti. Nella prima giornata avrà luogo l'inaugurazione del Serpieri Enolab, che è un nuovo laboratorio enologico dotato di una strumentazione innovativa che permetterà un attento e puntuale controllo analitico lungo tutta la filiera della vinificazione, dalla vite al vino, e che permetterà alla scuola di essere ancora più vicina alla necessità del territorio. E durante le giornate sarà possibile assistere e partecipare a numerose attività di laboratorio realizzate dagli studenti dell'istituto e di altre scuole del comprensorio. Ed è prevista inoltre la possibilità di far analizzare i campioni di olio d'oliva, di vino e di terreno. Parallelamente alle attività laboratoriali, l'Istituto pone l'attenzione sui temi della biodiversità a rischio, della certificazione biologica del vino e dell'inquadramento etnobotanico dello zafferano attraverso l'organizzazione di convegni specifici con approfondimenti e interventi di esperti del settore. E oltre alla possibilità di acquistare piantine da orto prodotte dagli studenti, vino biologico certificato ottenuto dalle uve coltivate nei vigneti dell'azienda del Serpieri presso Prato La Peligna e Capestrano, sarà presente un mercatino con prodotti tipici, quindi piante, animali, macchine ed attrezzi agricoli. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti, noi come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet, che è antena2tv.it, o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Lasciamo ora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.
Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo su Antenna 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica, un'area di alta pressione a stento riesce a rinforzarsi sul nostro Mediterraneo occidentale e su gran parte dell'ovest europeo. Invece sui settori adriatici del nostro stivale, da nord a sud, continuano ad affluire correnti d'aria fresca che determinano, specie sul versante adriatico del nostro Appennino centrale, lo sviluppo di nubi pomeridiane e serali con associati piovaschi. E in effetti dalla cartina successiva possiamo notare correnti dai quadranti settentrionali, mari poco mossi e la possibilità di annuvolamenti nel corso delle ore pomeridiane del giorno con associate piogge isolate. Le temperature massime saranno in lieve aumento a causa dell'insolazione dalla mattina fino alle tarde ore mattutine. Invece le temperature minime diminuiranno, la classica escursione termica sulle nostre zone interne appenniniche. Grazie e arrivederci.